Prende la parola alla tribuna il segretario del PSU, Vecchietti. L'onorevole Santi, della direzione del Partito Socialista, dichiara. Di assumere in una frase un giudizio sul congresso. Indubbiamente esso rappresenta un momento molto importante della vita del Paese, della vita dei lavoratori. Pone una serie di problemi, di interrogativi, di ipotesi che vanno naturalmente approfonditi. Parlare di Santi, quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto a Milano nel 45, l'aprile, la liberazione di Milano. Io ero lì, l'insurrezione di Milano, e l'ho conosciuto lì subito dopo la liberazione di Milano, quando si è ripresa la vita normale. E allora io ero nel Partito d'Azione, lui era nel Partito Socialista, e l'ho conosciuto lì alla Camera del Lavoro. Ma l'amicizia è cominciata poi un pochino più tardi nel Partito Socialista, nel 1948. Ma quando l'ho conosciuto io era appena, durante la resistenza l'avevano costretto ad andare in Svizzera per metterlo al sicuro. Poi a un certo punto ha voluto ritornare a Milano, è tornato a Milano ma in condizioni di totale clandestinità. Cioè a Milano viveva sua moglie, vivevano i suoi bambini. Lui aveva l'obbligo di non vederli per timore di trascinare la polizia sulle tracce del movimento. E allora viveva in modo clandestino e mi ha raccontato poi la commozione di dover cercare di vedere suo figlio Paolo, che era malato, debole, bambino, di vederlo nascosto perché non poteva vederlo pubblicamente per timore di trascinarsi la polizia dietro. Allora mi raccontò che andò a nascondersi dietro una colonna quando il bambino andava a scuola portato dalla madre e si commosse molto a vedere questo bambino che era debole, fisicamente indebolito, pallido. Erano tempi molto difficili, era l'occupazione tedesca.